Continua la campagna della TGR per la sicurezza. Insieme ad Antonella Armentano vediamo qual è la situazione negli edifici scolastici. Dimostrazioni di messa in sicurezza e simulazioni di situazioni di rischio anche attraverso momenti ludici. Per me sì, sono state molto importanti le prove di evacuazione, poiché sono state molto utili, metti caso che c'era stato un incendio, anche per scappare, diciamo. All'inizio suona la campanella della fine ora, poi suona una trombetta. Là ci dobbiamo mettere tutti in fila. Scendiamo e intanto la professoressa ci conta uno a uno per vedere quanti siamo in classe. Scendiamo e allora la professoressa riconta di nuovo, magari se qualcuno è restato in classe o è andato al bagno e robe del genere. Allora, poi si compila un modulo che si trova alla fine del registro di classe. Poi, infine, risuona la trombetta e tutti ritorniamo in classe. La prevenzione comincia a scuola. Non solo prove di evacuazione per affrontare incendi ed emergenze, ma anche pratiche virtuose per adottare comportamenti sicuri in classe, nello sport e nel gioco. Nell'istituto comprensivo in via Giuseppe Messina a Roma, l'iniziativa promossa dallo stesso istituto insieme all'Associazione Nazionale Invalidi e Mutilati del Lavoro in collaborazione con i Vigili del Fuoco in congedo e la Protezione Civile. La sicurezza degli ambienti, la sicurezza del lavoratore, la sicurezza dei bambini, che sono la nostra priorità, sono fondamentali e vengono trattati sotto tanti aspetti, dall'aspetto ludico, all'aspetto ricreativo, dal momento di gioco fino a quello più serio, nel momento in cui nelle prove di evacuazione e con le prove di evacuazione si fa in modo che tutti vengano a conoscere quali sono le regole fondamentali nel momento in cui si potrebbe attuare un imprevisto che, come sappiamo, potrebbe purtroppo succedere. Diverse le iniziative negli istituti scolastici a partire dai progetti Icaro e Silos messi a punto da ANMIL per sensibilizzare sulla tematica della sicurezza. Negli ultimi due anni sono 3.000 gli alunni delle scuole del Lazio coinvolti. E scuola protagonista dal 29 settembre al 5 ottobre a Roma all'Aranciera di San Sisto con la Fiera della Sicurezza. Per 5 giorni saranno mobilitati oltre 3.000 studenti della nostra regione tra seminari, incontri e mostre, dal labirinto della sopravvivenza alla scalata della prevenzione. Per poter partecipare, per tutte le informazioni si può consultare il sito www.anmil.it. Quindi un piccolo seme gettato oggi potrà essere una futura pianta del domani.